adesso sì, è proprio finita, urla Omar Trovarello verso i propri tifosi, è arrivata la Serie D per il Chieti che arriva in quarta serie praticamente adesso, è arrivato il finale dal capo della Torrese. Quel dicembre di 3 anni fa adesso davvero alle spalle, quella decisione di far cadere, o meglio precipitare nel vuoto un'intera città e poi la risalita con dignità, con dedizione e ancora con determinazione, tutti i termini che iniziano con la D e che vestono a pennello oggi come non mai la stagione del girone B di promozione, il primo posto conquistato con pieno merito, la doppia denominazione Torre Alex Chieti e poi l'anno scorso, storia recente, la rincorsa alla Serie D solo rimandata, furono fatali i playoff per arrivare infine alla stagione attuale 2018-19, questa volta sì, non ce n'era per nessuna, tutta in fila indiana alle spalle del Chieti con dei tifosi, quelli neroverdi, impareggiabili, sempre al fianco del proprio club, allo stadio Angelini come in trasferta, come oggi a Nereto, una società guidata da Filippo Di Giovanni e da tutti i suoi collaboratori che hanno contribuito alla causa teatina. Siamo con il presidente Filippo Di Giovanni, allora che soddisfazione oggi? Sì, questi sono momenti che valgono una stagione, i sacrifici di questi ragazzi, di questo gruppo, della società, dei tifosi, di tutti quelli che ci hanno accompagnato, penso che le immagini siano eloquenti, una soddisfazione impagabile riportare questa città in Serie D dopo anni difficili. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, agli amici, ai soci, a chi mi ha accompagnato in questa avventura e grazie a questi splendidi tifosi che ci seguono veramente sempre. Ecco, infatti Presidente, è abbastanza impressionante questo colpo d'occhio di tifosi del Chieti, vero? E sono impagabili. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma è un'emozione grandissima, vincere lontano da casa per la prima volta è un'emozione che mi porterò sempre dietro. Chieti... Tra l'altro mister, lei è uno specialista perché qualche anno fa aveva portato anche l'Avezzano in Serie D. No, questo è un sapore diverso perché è un campionato secondo me più dominato, non abbiamo avuto mai una flessione, mai un cedimento, quando ci sono state delle piccole difficoltà soprattutto in casa ci siamo sempre rialzati, questo perché il gruppo, i ragazzi sono stati eccezionali, ci hanno veramente dato una mano anche i tifosi del Chieti perché hanno visto la nostra voglia, determinazione, loro sono stati veramente il 12° uomo e io sono veramente felice e contento di questa, professionalmente anche molto molto soddisfatto. Ecco, è chiaro che è sempre molto presto parlarne da adesso, ma lei piacerebbe continuare con questo Chieti anche in Serie D? Guarda, io sono molto lucido comunque in questa analisi, nel senso che io rimarrei anche a vita a Chieti e siccome che si è creato un bel rapporto con gli Ultras, con tutto il gruppo di tifosi, ma tutti veramente, non li prenderei mai in giro, quindi se ci sarà un progetto vero, un progetto serio, come so che la società si sta muovendo, allora io sicuramente mi piacerebbe continuare questo percorso, però non prenderei mai in giro questi tifosi che quest'anno hanno dato veramente tanto, perché così si fa, così si vincono i campionati con i ragazzi che non ci hanno mai mollato, i ragazzi quindi non hanno mai mollato e insieme si può andare, la società comunque ha fatto il suo, ci sono stati dei problemi alla fine, però noi ci siamo messi tutte le spalle, quella è stata la cosa più difficile.